Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati in questo spazio di approfondimento dove siamo ancora una volta a parlare di biologico insieme agli amici di Suolo e Salute, l'organismo di controllo e certificazione biologica primo in Italia in questa funzione importante di garanzia per noi consumatori e tra i primi a livello europeo. Una storia che affonda le sue radici 50 anni or sono, siamo proprio agli albori degli anni 70, quando tutto è partito e ha fatto un percorso per arrivare fino ai giorni nostri veramente importante. Però questa sera ospitiamo con grande piacere Augusto Mentuccia, membro storico di questo di Suolo e Salute, e che ha vissuto proprio i primi momenti, e quindi ecco perché memoria storica, perché i suoi ricordi affondano nella partenza, nella scintilla che ha innescato proprio il tutto. Che aria si respirava? Che clima c'era in quegli anni? Ma io ho iniziato l'esperienza da giovane perito agrario, mi sono avvicinato alle conoscenze di questa filosofia del cosiddetto metodo alternativo. E per questo nel maggio del 1978 ho partecipato a un corso organizzato dal Comune di Isola del Piano tendente alla formazione sull'agricoltura biologica che escludeva l'uso della chimica. E quindi il corso era organizzato sempre dal Comune di Isola del Piano, i relatori erano il professor Garofalo di Torino, presidente dell'Associazione Suolo e Salute, che io avevo conosciuto in alcune conferenze, in particolare qui a Fano. Assieme a lui erano presenti altri relatori, il professor Pecchiai, il professor Clodober francese, il perito agrario Ivo Totti, e quindi il corso è durato un mese e questo dava indicazioni per avere delle produzioni corrette senza l'uso della chimica. Di conseguenza, in chimica intesa come fertilizzanti, come diserbanti e come trattamenti fitosanitari. E questo corso si era poi concluso con una visita di 3 giorni nel Piemonte, in particolare ai vigneti. Il professor Garofalo assieme al professor Pecchiai e altri imprenditori medici avevano ritenuto opportuno mettere in pratica le loro conoscenze e avevano nel marzo del 1969 dato forma ad una associazione costituita legalmente dal notaio. Il corso che è stato svolto a Isola del Piano è stato un corso abbastanza interessante ed era un'esperienza diciamo indimenticabile, perché io in qualità di tecnico provenivo dalla chimica, avevo fatto anche seguito aziende per l'uso dei prodotti tradizionali e quindi era una novità. Quindi da questa informazione che io ho ricevuto parte la mia esperienza anche all'interno dell'ente di sviluppo delle Marche, dove lavoravo con la qualifica di tecnico alimentarista. E quindi l'esperienza teorica mi ha consentito di mettere in pratica alcuni insegnamenti per conto anche dell'ente di sviluppo, quindi dei corsi agli agricoltori, in particolare sui vigneti. E di conseguenza era... diciamo, allargare l'esperienza del biologico, che era inteso come una cosa, un'utopia, definita. E da questo poi si è passati con il professor Garofalo a dare informazioni, la chiamiamo cosiddetta cattedra ambulante, per l'Italia, dove si andava a fare i corsi ad agricoltori, a tecnici, spiegare le tecniche, quali erano i prodotti da utilizzare e in particolare il professor Garofalo aveva anche
messo in pratica attraverso un'azienda di Padova il cosiddetto compostaggio. Che cosa consisteva? Consisteva nel realizzare cumuli con materiale organico e vegetale di polli o altri animali allevati a terra. Cumuli innescati con enzimi cellulitici in particolare e con l'aggiunta di litotamio. Il litotamio è un componente, è un'alga marina pescata a 80 metri di profondità nel canale della Manica. Questo cumulo permette di raggiungere temperature di 70 gradi. Però, di conseguenza tutto ciò che era stato dato come medicamento agli animali, antibiotici e quant'altro, salmonelle, scompaiono perché oltre i 60 gradi decadono l'efficienza. E quindi il prodotto si rende di pronta assimilazione anche per l'agricoltura. Era ciò che gli agricoltori si aspettavano, perché nei corsi chiedevano quali sono i prodotti che possiamo utilizzare, siamo interessati a realizzare anche qualcosa che salvaguardi l'ambiente, ma che dia anche qualità intrinseca al prodotto finito per l'alimentazione umana. E quindi da questa esperienza poi del compostaggio prende vita anche tutta una serie di sviluppi notevoli per l'agricoltura biologica. Mentucci, allora in quegli anni insomma è partito tutto e quindi c'è stato tutto un nuovo mercato, un nuovo movimento di agricoltori, idee, pensieri, insomma c'è stato tutto un comparto che si è messo in moto ed è arrivato fino ai giorni nostri, insomma. Però per arrivare fin qui ci sono stati dei passaggi importanti per far sì che il biologico diventi una realtà ai giorni nostri così consolidata, così importante. Sì. Quali sono stati i passaggi per arrivare fin qui? I vari passaggi sono stati innanzitutto a livello europeo. Nel 1972 viene costituita IFAM, che è l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Biologica. E poi successivamente a questi corsi che erano stati, alla Costituzione partecipò anche Suolo e Salute, ai corsi di formazione che hanno partecipato diversi agricoltori, quali per esempio, tanto per fare un esempio, la cooperativa Il Sentiero di Milano, altri tecnici che poi costituirono altri gruppi di associazioni, da AIAB a BioAgricop, sempre nascevano anche altre società che poi sono state autorizzate dal Ministero, quali BIOS, Codex, Cusindai. E nel frattempo era partita anche una importante realtà commerciale che era nella zona di Isola del Piano, che era la cooperativa Alcenero. Poi partita la Campo e poi negli anni successivi la Terra e il Cielo di Senigallia. Certamente il professor Garofalo ha dato uno stimolo notevole per lo sviluppo dell'agricoltura biologica anche nelle Marche. Nel frattempo Suolo e Salute ha trasferito la sua sede da Torino a Montefelcino e poi a Fano, il centro operativo a Bologna, che è la capitale del biologico italiano. A Bologna già operavano altre realtà come BioAgricop, che era divenuta BioAgriCert, io adesso do delle sigle, certo, però AIAB, che era divenuta ICEA, CCPB, che era nato nel 1988. Nel 1993 nasce nelle Marche un'attività, era attiva l'AMAB, dalla quale poi è nata IMC, che nel 2017 è stata incorporata dal CCPB. Quindi sono trasformazioni, evoluzioni nel tempo. La stessa evoluzione l'ha avuta Suolo e Salute, che nel 2000 da associazione si è trasformata in SRL. E sempre a Bologna, nel 92 nasce la FIAO, che è una federazione a livello italiano, a cui partecipano sia Suolo e Salute, ma anche tutti gli altri soggetti del settore del biologico e biodinamico. Quello della federazione era lo scopo di avere una rappresentanza unica nel settore, tutelare e favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica.
Nel 2005 la FIAO diventa Federbio, quindi c'è un'evoluzione anche dal punto di vista delle associazioni di rappresentanza del mondo del biologico. Certamente una crescita, un grosso contributo alla crescita è stato dato anche dal sistema di certificazione, da Sincert, che poi è diventato l'ente nazionale di accreditamento, oggi Accredia. Lo scenario stava cambiando rapidamente ed era necessario adeguare anche il quadro normativo per mettere ordine fra i diversi attori che animavano un mercato che cresceva. Quando nel 91 fu approvato il primo regolamento che riconosceva la situazione del biologico, sul territorio italiano io ero già nel direttivo dell'associazione e nel 94 venni eletto presidente in subentro al professor Garofalo. Oggi la società è cresciuta notevolmente, conta circa 19.000 aziende certificate, quasi 600.000 ettari a bio, al controllo, il 26% delle aziende, pari al 26% delle aziende italiane e il 30% della superficie coltivata a bio. Con questi numeri posso affermare con orgoglio che Suolo e Salute è il primo organismo di controllo e certificazione per il biologico in Italia, per numero di aziende e per superficie coltivata. Quindi, insomma, Direi avete fatto un lavorone, abbiamo come ho detto fatto. col direttore. Insomma, è veramente un percorso in cui si è incominciato a fare sistema, da Sì, quello che ho capito, al esatto. di là delle sigle, dei numeri e delle cose, c'è stato un sistema biologico che si è messo in moto con tutte le associazioni e Suolo e Salute ha esercitato un ruolo da primario, perché quando è stato, insomma, visto quello che Sì, siete è capaci di esprimere, lei stato. e i suoi collaboratori avete fatto sì che fino ad oggi quello che abbiamo nella tavola Sì, rispetta dei canoni ben precisi. Però 50 esatto. anni di storia sono tanti. Sì. Immagino che, insomma, abbia anche dei ricordi, delle cose che le tornano in mente. Non Ma so, quando andavate le prime volte a parlare con gli agricoltori, a parlare di queste cose, che faccia facevano? era, diciamo, interessante notare l'atteggiamento di chi partecipava a questo, perché c'era diffidenza da parte dei professionisti e degli agricoltori, mentre invece c'era entusiasmo da parte degli hobbisti, chiamiamoli così, cioè coloro che non facevano agricoltura professionale, Professionale. perché erano animati, interessanti da vedere l'uso dei preparati vegetali. E poi un particolare, io ho avuto modo di tenere una lezione agli studenti della Facoltà di Agraria di Firenze, ma alla fine, siccome riportavo dati di laboratorio e dati anche di produzione, sono stato contestato. Quindi Ha avuto anche la c'era anche la contestazione è dagli passato studenti. anche attraverso la contestazione. Dopo, nel 98, con Girolamoni e pochi altri, aiutai anche Gastone Rossi a organizzare il primo salone del naturale. Sono arrivati al 31° anno di presentazione. E in quell'occasione portammo l'archivio di Suolo e Salute, portammo degli agricoltori e quindi tutto il bagaglio di conoscenza l'abbiamo messo a disposizione di chi era interessato a sviluppare una agricoltura rispettosa dell'ambiente e rispettosa delle qualità intrinseche del prodotto. Certo, sì, infatti ho detto Gino Girolamoni, insomma, è Sì, stato veramente un pioniere, pioniere in questo, esatto. ha aperto un mondo e se tante aziende oggi si sono riconvertite e hanno potuto ripartire, lo si deve anche a lei e a quelli che hanno iniziato a credere in questo movimento che poi si è trasformato in un vero e proprio settore. E quindi, insomma, Garofalo e Pecchia, che sono stati Pecchiai. Pecchiai, chiedo scusa, che sono stati coloro che hanno, come dire, impartito i primi rudimenti, insomma, Esatto. come vedrebbero, come giudicherebbero lo stato attuale di quello che loro hanno visto nascere? Ma cosa le devo dire? Lo vedrebbero che erano dei convinti sostenitori del metodo naturale. Per esempio, il professor Pecchiai curava
le mucche della cooperativa Il Sentiero con la propoli. Sappiamo tutti la propoli che è un derivato dalle api. Certamente forse lo vedrebbero positivamente, ma non credo, ma sarebbero secondo me un po' perplessi, perché non vedono quella spinta idealistica che era agli albori del movimento. Cioè è diventato un business, forse. Certo. Non è, all'inizio era qualcosa di utopistico, mentre invece poi nel tempo la realtà ci ha dato ragione, e quindi oggi è un'attività affermata e mi auguro che possa sviluppare notevolmente, perché ne abbiamo necessità sia di salvaguardia dell'ambiente sia di avere un cibo adeguato al nostro alimentare. Ecco, forse si è perso un po' l'idealismo. È venuto meno l'aspetto ideale, quindi ha prevalso più l'aspetto pratico operativo. Tecnico, insomma. Esatto. Però comunque è un settore, quello del biologico, in grossa espansione tuttora. No? Esatto. Cioè, esatto. Ha davanti, come dire, grossi margini. Sì, e speriamo che si incrementi notevolmente, perché ci troviamo, giusto per fare un esempio, la Valle del Metauro, la fertilità del terreno è al di sotto di qualsiasi livello minimo anche per fare un'agricoltura convenzionale. Quindi se non riusciamo a riportare con le rotazioni, con il compostaggio, la fertilità nel terreno, rischiamo che i nostri si diventano aridi. E quindi insomma ci vuole. Alle prime piogge corre tutto, quindi ci lamentiamo che l'acqua invade le strade, le case. Ma tanto se non l'agricoltore è il salvaguardia del territorio, se lo fa correttamente tutti ci rimettiamo. Tutti ci rimettiamo. L'importante però è che ci siano organismi come Suolo e Salute che controllano e certificano i prodotti che noi ci troviamo nel carrello della spesa. Grazie a lei e anche a tutto il lavoro che ha svolto all'inizio per arrivare sin qua. Allora, grazie dell'ospitalità. No, è sempre bello fare un po', come dire, un salto nella storia. Grazie ad Augusto Mentuccia, membro storico di Suolo e Salute e presidente onorario. Tanto questo è, che ci ha fatto rivivere un po' dai primi anni 70 ad oggi quello che è stato il percorso del biologico e anche dell'organismo che lui ha rappresentato per tanto tempo, proprio per arrivare ad avere una garanzia di prodotto sano e rispettoso dell'ambiente nella nostra spesa. Augusto, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto. Grazie di nuovo. E grazie a voi per averci seguito in questo ulteriore appuntamento in cui abbiamo affrontato questo argomento così attuale e sempre buono per noi, che è il biologico. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti.